L'ASL di Teramo, in controtendenza nazionale, annuncia di aver dimezzato dal 2014 ad oggi le richieste di risarcimento per eventi avversi e inattesi che spesso avvengono ai pazienti all'interno delle strutture sanitarie. Dalle 202 richieste del 2014 si è passati alle 128 del 2018, mentre in Italia si continua a registrare un aumento annuo del 3%. Uno tra gli eventi maggiormente ricorrenti è quello della caduta in ospedale, che può comportare conseguenze gravissime, soprattutto se si tratta di persone fragili o anziane. Un risultato eccellente è quello dell'ASL di Teramo, raggiunto grazie anche ad una campagna di prevenzione e sensibilizzazione. Una campagna di prevenzione per pazienti a rischio cadute, ma perché in ospedale si cade? Assolutamente sì, è l'evento avverso più frequente di ogni presidio ospedaliero. Noi abbiamo, dentro la nostra azienda, abbiamo la fortuna di aver messo in piedi un'unità operativa di gestione del rischio che opera ormai da 8 anni, che ha portato avanti tante campagne di prevenzione, tante campagne di abbattimento della rischiosità. Pensi che nella nostra azienda dal 2014 al 2018 le richieste di risarcimento per malpractice in sanità si sono dimezzate del 50%. Due le forme di comunicazione visiva per questa campagna di prevenzione per pazienti a rischio di caduta ideata dall'ASL di Teramo. La prima è una vignetta realizzata dal disegnatore teramano Ivan Di Marcello, l'altra un braccialetto giallo da far indossare ai più fragili. Quando entra il paziente in ospedale, in qualsiasi reparto c'è un infermiere che identifica l'alto rischio caduta. A questo punto l'infermiere fornisce un braccialetto giallo dove c'è la scritta asleteramo.it che identifica, rende consapevole il paziente. Gli diamo anche un fogliettino di istruzioni dove sono scritte quello che bisogna fare per prevenire che la persona cada.